Tomorrow's gonna be alright. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, siamo qui spazio aperto con Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Buonasera a tutti, il Buonasera. nostro primo ospite questa sera è Alberto Campailla, portavoce nazionale di Link. Benvenuto Alberto. Buonasera Alberto. Buonasera, grazie a voi. Allora Alberto, iniziamo subito col dare una notizia ANSA abbastanza fresca. La presidenza, della conferenza delle regioni è al lavoro per evitare il rinvio dell'incontro con il governo convocato per domani mattina a Palazzo Chigi. Sono infatti in corso, secondo quanto appreso, contatti tra la presidenza della conferenza e il governo per consentire lo svolgimento dell'incontro sulla legge di stabilità. Ecco, questa è una prima notizia che diamo, fonte ANSA naturalmente, ed è una notizia che si aggancia con l'argomento che tratteremo questa sera con te, Alberto. Infatti intendiamo parlare di legge di stabilità, del decreto sblocca Italia, però vorremmo cercare di capire quali saranno le ripercussioni, a quanto pare piuttosto negative, sia in ambito universitario che per quanto riguarda le scuole medie superiori, con le quali parleremo di questo in seguito con Danilo Lampis. Ecco, vuoi darci un primo flash, Alberto, dei primi ragguagli su quelli che saranno le conseguenze della legge di stabilità sul mondo universitario? Allora, diciamo che sono in fila due provvedimenti che hanno danneggiato sicuramente l'università e gli studenti. Da una parte il decreto sblocca Italia, voi ne avete accennato, che prevede il taglio di 150 milioni, o meglio, inserisce nel patto di stabilità interno delle regioni 150 milioni delle borse di studio, ovvero 150 milioni che servono alle regioni per finanziare borse di studio, mense, alloggi, tutto quello che è il sistema dell'offerta del diritto allo studio. Da una parte questo, di cui non entro nel merito, dall'altra parte invece, nella legge di stabilità la previsione di 100 milioni, di taglio al fondo di finanziamento ordinario degli Atenei. Su questo secondo capitolo invece di tagli abbiamo noi fatto un lavoro negli ultimi giorni, ricostruendo legislativamente quanto in realtà è il taglio vero che sul 2015 gli Atenei patiranno. Infatti, dal calcolo che abbiamo fatto, mettendo insieme diversi provvedimenti, arriviamo non a 100, ma invece a 300 milioni di euro. Infatti, oltre alla legge di stabilità, bisogna tenere di conto anche il decreto IRPEF 134 del 2014, cioè quello che introduce gli 80 euro, che stimava lì un taglio all'università. E poi l'ultima tranche dei tagli di Tremonti, che sul 2015 valgono 170 milioni di euro, per un totale di ben 287, quasi 300 milioni. Quindi questo in linee generali cosa succede sull'università e sul diritto allo studio. Perché non finisce qui, perché ci sono dei tagli sulla ricerca, ancora non perfettamente stimabili, ma di cui già si discute in queste ore. Poi un ulteriore taglio in legge di stabilità alle regioni di ben 5,7 miliardi, che vuol dire evidentemente una difficoltà enorme per questi enti di coprire le spese sulla sanità, le spese sul diritto allo studio, le spese sul trasporto pubblico. Mi sembra che sia una situazione abbastanza difficile quella che si prospetta per le università italiane. Molto difficile, soprattutto il tema oggi del fondo del finanziamento agli Atenei è un tema molto difficile, uno perché ci sono questi tagli, due perché neanche un mese fa il decreto, è uscito un decreto, il decreto di FFO 2014, quello che assegna il fondo di finanziamento ordinario agli Atenei,
che ha previsto nuovi, nuovi requisiti di trasferimento dei fondi, ovvero l'introduzione, o meglio l'inasprimento della, dei requisiti sulla quota premiale agli Atenei, portandola al 18% per i non addetti ai lavori. Cosa vuol dire questo? Per spiegarlo in parole povere, vuol dire che gli Atenei che oggi nelle classifiche dell'AMBUR sono, hanno un ranking più basso su una serie di criteri di cui ora non mi dilungo per non essere troppo tecnico e incomprensibile a chi ci ascolta, riceveranno molto meno fondi. Il tema della, non della valutazione, ma il tema del merito, pensate in maniera esasperata, che vuole da una parte che vuole punire chi, chi magari è un po' più in basso in questa classifica, lo riteniamo un fatto inaccettabile. Oggi queste misure, la misura di questo taglio, il provvedimento sulla quota premiale, rischia realmente, concretamente, di far chiudere nel giro di pochi anni alcune Atenei, soprattutto nel sud Italia. Alberto, ma a fronte di questa riduzione stabilita dal governo, il mondo universitario può proporre alcuni dati basati sulla ricerca, risultati ottenuti da questo, da questa iniziativa che viene così vessata dall'iniziativa della legge? Cioè, in alternativa, voi studenti cosa dite? Voi state riducendo le spese nei confronti di un'attività di ricerca che produce tanto, potete dirlo? Certo. No, allora, da questo punto di vista, una cosa importante: l'Italia è tra i paesi che oggi che produce anche in termini di ricerca tantissimo. Non solo, l'elemento importante, i dati parlano chiaro di quanto è oggi la fuga all'estero dei nostri ricercatori, non solo dei nostri dottorandi, ma anche dei nostri ricercatori, è un dato che fa sì che oggi non è vero che la qualità della ricerca del nostro sistema universitario è una qualità bassa. Allora, il tema che noi diciamo da anni, che continuiamo a dire, e che questo governo continua ad infischiarsene, è che invece l'investimento sulla ricerca e sull'università, l'investimento su questi settori, che sono ormai dei settori strategici per far ripartire il paese, per far ripartire quella crescita economica di cui tanto si parla. Sì, ma ripeto, avete dei risultati, non è sufficiente essere autoreferenziali. Ad una compagine governativa si può dire: noi abbiamo ottenuto questo, perché riducete le spese alla nostra ricerca? Questa è la domanda che ci poniamo. Non ho capito, scusi. Alberto, a fronte di un'iniziativa di un governo che decide di ridurre le spese relative alla ricerca, la ricerca dice: noi abbiamo ottenuto questi risultati, perché ci togliete i soldi per ottenere ulteriori risultati uguali a quelli fino ad ora ottenuti? Potete farlo questo? C'è, a parte l'autoreferenzialità, ci sono dei dati obiettivi? No, ci sono dei dati oggettivi, sul fatto di questo oggi ne dà conto, fino a qualche settimana fa ne parlava, lo dicono le agenzie internazionali, lo dice l'OCSE, che oggi nonostante abbiamo un livello più basso di istruzione rispetto agli altri paesi, la produzione di ricerca, la produzione di qualità dei nostri studi è comunque più elevata, anche in media rispetto ad altri paesi. Cioè, questi sono i dati reali. Nonostante abbiamo un bassissimo livello un bassissimo numero di laureati, sempre questo a causa di un disinvestimento generale sull'accesso all'istruzione, sull'accesso all'università, di un disinvestimento generale sul diritto allo studio, nonostante questo comunque teniamo dei livelli alti. Allora, il tema che noi poniamo, lo poniamo da anni, lo poniamo dal 2008 con i movimenti del 2008, l'abbiamo posto nel 2010, è il fatto che allora l'investimento, il settore strategico, i settori sono questi, e che da questi bisogna ripartire. Anche chi pensava che questo governo potesse essere un governo che cambiava in qualche modo rotta, crediamo che si sia completamente sbagliato, perché invece i provvedimenti sono in perfetta continuità. Anche questo governo non ci sente per nulla da questo orecchio.
Eppure, Alberto, il 10 ottobre c'è stata una manifestazione che è passata praticamente in sordina, perché almeno a me non risulta che sia stata data risonanza dagli organi di informazione, ma appunto questa manifestazione del 10 ottobre ha visto in piazza, in tutto il paese, più di 100.000 studenti. Ecco, io ti chiedo, qual è il progetto che la piazza propone e che nessun governo pare voglia raccogliere? Allora, la piazza del 18 è una piazza importante per noi. Noi diciamo anche da anni non facevamo dei numeri importanti come il 18 ottobre. Oltre 100.000 persone in più di 90 città italiane, studenti medi, universitari, precari, sono scesi in piazza. Quella piazza non è una piazza semplicemente contrappositiva, non è una piazza semplicemente oppositiva, invece è una piazza che vuole discutere, che ha delle idee e delle proposte. Noi in questi anni abbiamo elaborato, attraverso un ciclo di iniziative di assemblee negli atenei e nelle scuole, un'altra riforma della scuola ed un'altra riforma dell'università, che si interroga sul tema del finanziamento, ma si interroga ad esempio sul tema di quale didattica si dà agli studenti, si interroga sul tema della valutazione che rappresenta essere oggi un mantra nella discussione politica di questo governo e degli ultimi anni. Un'altra riforma che si pone oggi il tema anche, diciamo, di a che cosa serve la scuola e a che cosa serve l'università. Queste non sono proposte, come dire, aleatorie, non sono proposte generiche, ma sono delle vere proposte concrete, diciamo, da cui, come dire, deduibili anche delle vere idee, vere proposte di legge. Da questo punto di vista dico due cose importanti, uno sulla scuola e uno sull'università. Esiste oggi una proposta di legge che a breve, di cui parlerà magari meglio Danilo dopo, una proposta di legge sul diritto allo studio a scuola che vorremmo presentare alla Camera. Esiste oggi una proposta articolata sui livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio universitario, che è una proposta concreta. Esiste una proposta oggi su quali forme e come si regola la democrazia dentro gli atenei. Cioè, queste sono le proposte concrete che questo governo non prende assolutamente in considerazione. Quindi, qual è il tema? Il tema è che non è vero che gli studenti fanno la contrapposizione, che si decidere, ma che invece da quella piazza non c'è solamente l'opposizione al piano scuola, l'opposizione a queste politiche di definanziamento dell'università e del diritto allo studio, ci sono delle proposte che però non vengono completamente accolte e considerate. Ecco, ma dal vostro punto di vista, qual è la prima urgenza da affrontare nel mondo universitario? Più l'offerta formativa, l'edilizia scolastica, la possibilità per i ragazzi di accedere a corsi di specializzazione anche post scuole superiori, ma non necessariamente universitari? Cioè, qual è il primo provvedimento, il più urgente da attuare secondo voi? Allora, questa è una domanda difficile perché i problemi sono tanti e le Sono urgenze tanti. sono tante. Se ne devo dire una oggi per ciò che riguarda gli studenti, sicuramente il tema del diritto allo studio, della copertura totale delle borse di studio è oggi un tema prioritario. Lo dico perché prima ho parlato di questi 150 milioni, per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Oggi la copertura totale delle borse di studio, ovvero degli idonei, okay, di cui ha i requisiti per avere la borsa di studio, ha bisogno di una copertura di 700 milioni. Oggi, attualmente, fino agli ultimi anni, la copertura delle borse di studio è stata di meno della metà, okay? Quindi di 350-400 milioni. Capite bene quanto 150 milioni per questo capitolo, per questo settore, siano una somma importante, significa un quarto di quella che è la copertura totale. Allora, credo che tante siano le emergenze, a partire dal finanziamento all'università, di una riforma vera dell'università. Parlo, diciamo, di come oggi si ripensa, di come si combatte, ad esempio, il baronato, di come si combattono i poteri forti dentro l'università. Credo forse che il tema del diritto allo studio oggi, fra tutti, sia un tema prioritario per ridare speranza a questi studenti, perché poi, da questo punto di vista, veramente chiudo, c'è un altro tema che. Meno borse di studio, meno investimento in questo settore significa meno studenti che si iscrivono all'università, perché senza diritti, senza la possibilità di accedere, c'è anche uno scoraggiamento generale che diamo ai nostri giovani, ai nostri studenti. Diciamo, sarebbe auspicabile fosse reintrodotto il concetto meritocratico all'interno dell'università? Che Che fosse il concetto fosse, meritocratico, ma sì.
Ma guarda, non ne sono così sicuro nel termine che cosa vuol dire meritocrazia. Noi crediamo che sia giusto evidentemente che esista una selezione, cioè che esista chiaramente chi è più bravo riesce a passare gli esami e magari trova un lavoro migliore. Questo non significa però, diciamo, il diritto all'università, il diritto ad accedere all'università è un diritto che per essere diritto deve essere di tutti. Per questo siamo contrari al numero chiuso, per questo siamo contrari a delle forme di selezione, vuol dire, che siano in qualche modo che non tengono conto, diciamo, della reale valutazione, ma che invece pensiamo che la selezione debba avvenire in itinere. Non crediamo che ci sia l'esigenza di una nuova meritocrazia, ok? Perché la meritocrazia di cui stanno parlando, il merito di cui parlano, è solo teso a punire chi è meno bravo, chi è più indietro. Allora, invece il tema è oggi, anche da un punto di vista pedagogico e didattico, di come si dà di nuovo gli strumenti a tutti per poter apprendere, perché da questo punto di vista voglio dire una cosa: la diminuzione dei fondi che oggi ad esempio obbliga gli atenei a chiudere alcuni corsi di laurea è quella cosa là che fa sì che alcuni, che una parte degli studenti non può andare avanti, perché avendo meno strumenti, ma dico strumenti anche, penso ad esempio ad uno strumento magari non troppo conosciuto, il tutorato per gli studenti, parlo di lezioni o di lezioni fatte fuori dagli orari curriculari, anche per gli studenti universitari, senza queste cose, è chiaro che chi è meno bravo non riuscirà mai a passare l'esame e andare avanti. Allora invece il tema è quello di fornire, come dire, un sostegno generale e che poi dopo quello ovviamente c'è una selezione che è ovviamente una cosa giusta. Ok. Che significa, Alberto, secondo te, che significa la legge di stabilità? La legge di stabilità? Stabilizzare? Cosa dovrebbe stabilizzare? Ma noi crediamo che la legge di stabilità, innanzitutto, per tornare, deve subito fare un investimento sul diritto allo studio coprendo le borse di studio. Lo dico a partire dal reintegro di questi 150 milioni che ci hanno tagliato nel decreto sblocca Italia. Primo elemento. Secondo elemento, credo che c'è la necessità, ad esempio, oggi di un piano importante di investimento sull'università e sugli atenei. Dico un altro dato: oggi bisogna capire anche come riusciamo a far accedere gli studenti all'università, perché non basta solo il finanziamento, c'è bisogno di ritoccare ad esempio alcuni provvedimenti, ultimo il cosiddetto decreto AVA, che inasprisce i requisiti minimi per tenere aperti i corsi di laurea. Allora, questi sono alcuni provvedimenti che si possono fare già in legge di stabilità. Allora, noi su questi temi ci batteremo a partire dalle mobilitazioni, dalle iniziative che abbiamo già messo in campo, parteciperemo alla manifestazione nazionale della CGIL di sabato 25, saremo parte di iniziative di mobilitazione tra cui il 14 novembre, metteremo in campo anche un'iniziativa negli atenei e da questo punto di vista sulle leggi di stabilità siamo impegnati per far sì che anche i gruppi parlamentari, che le forze politiche che dialogano, che hanno interesse a difendere gli studenti, a fare una battaglia su questo settore, a presentare un pacchetto di emendamenti che prova anche in Parlamento a fare una battaglia che prova a portare a casa qualche risultato. Ma dal punto di vista politico, c'è interesse che una struttura scolastica universitaria abbia un'autonomia? Parla di associazioni, scusi. Esatto, di associazioni. Ok, noi siamo un'associazione indipendente, l'Inca Ordine Universitario è un'associazione indipendente che fa dell'autofinanziamento, diciamo, il principale strumento, diciamo, per portare avanti le proprie campagne, le proprie battaglie. Da questo punto di vista crediamo che questo sia un fatto importante, perché è quello che ti permette di non dover chiedere grazie a nessuno, ma soprattutto di portare avanti le battaglie senza condizionamenti da parte di altre organizzazioni, di lobby e di porte. Questo non vuol dire essere autonomi dal mondo, ma essere indipendenti, ovviamente tenendo un piano di relazione ampio con tutte le forze sociali e politiche che condividono i nostri obiettivi e i nostri interessi. Ecco Alberto, guarda, proprio in questo momento leggo una ultima notizianza che riguarda la Sapienza di Roma.
luci accese anche di notte, la sapienza spreca in tempo di crisi. Questa è sempre una fonte ANSA, come dicevo. Ecco, nella gestione proprio, mi viene da dire, quasi del quotidiano nelle nostre università, non ci sono forse dei correttivi da apportare proprio per evitare questo genere di sperequazione tra i soldi investiti, cioè o meglio, i soldi non... Siamo d'accordissimo, noi siamo d'accordissimo, voglio dire una cosa, nel 2008 la Gelmini ci accusava di essere difensori dei baroni, da questo punto di vista voglio dire un fatto, noi non siamo difensori dei baroni, ma la vera lotta al baronato universitario l'hanno fatta per prima gli studenti storicamente in questo paese. La riforma Gelmini non fa altro che dare maggior potere invece a questi ai baroni che oggi detengono il potere nell'università. Allora, la lotta agli sprechi è una lotta che si può fare, una lotta che vedrà sempre gli studenti in prima fila, ma dico un altro dato, la moltiplicazione dei corsi di laurea, i tanti corsi di laurea fotocopia che servono solamente per far lavorare il cugino di turno, l'amico di turno, il parente, eccetera. Noi su questo abbiamo fatto le battaglie importanti. È chiaro che però sicuramente la politica non ci ha dato una mano, perché invece i tagli e le riforme, i provvedimenti che sono stati fatti all'università in realtà vanno nella direzione opposta, ovvero quello di dare una mano a chi invece oggi detiene il controllo dell'università. Quindi si cerca di cambiare perché in realtà nulla cambi, questo è il discorso alla fine. Cioè, tanta si cerca di cambiare perché in realtà nulla cambia, vuol dire un fatto che anche quando la politica si interrogava sull'università, perché oggi l'università non ne discute nessuno, e questo è un altro fatto, non è che chi faceva la riforma Gelmini erano altri se non i soliti docenti universitari, rettori, ex rettori. Che hanno governato l'università per 20 anni, okay, o per 40 anni, perché questo è un dato importante. Non è che in Parlamento ci sono gli stessi docenti universitari che sono stati, che hanno avuto incarichi di governo nei nostri atenei e che poi all'università, che poi al governo e in Parlamento fanno le battaglie contro gli atenei. Allora, attenzione da questo punto di vista, noi stiamo sempre essere da una parte, dalla parte degli studenti, dalla parte di chi pensa che l'università deve essere un luogo democratico, laico e solidale, dalla parte di chi pensa che l'università deve essere un luogo di cultura e non un luogo di potere per pochi, ma invece un luogo, come dire, che serva a tutti, che serva al progresso, che serva non solo agli studenti, ma che serva al progresso civile e sociale di questo paese. Diciamo che l'università dovrebbe riguadagnare il ruolo formativo, dovrebbe comunque vedere poi la realizzazione dell'individuo nella sua complessità e nella sua totalità, e questo garantirebbe naturalmente anche una classe dirigente decisamente preparata rispetto a quella forse un po' approssimativa che vediamo susseguirsi negli anni. Alberto, l'offerta formativa a tal riguardo, ecco, ti chiedo, l'offerta formativa dell'università italiana rispetto alla media europea o anche mondiale, se vuoi, a che punto è? Sicuramente è molto indebolita negli ultimi anni. Io dico solo da questo punto di vista c'è un dato, che i provvedimenti, citavo prima il decreto AVA, il taglio al finanziamento, un altro tema, il blocco del turnover, cioè quello che oggi impedisce il reclutamento dei docenti, fa sì che inevitabilmente i nostri atenei hanno una difficoltà di tenere aperti i corsi di laurea, perché c'è un combinato disposto che dice che se tu vuoi aprire un corso di laurea devi avere dei docenti che siano garanti di quel corso di laurea, se non sei capace di assumere quei docenti non ce li hai, e quindi è un cane che si morde la coda e che alla fine finisce che il corso di laurea non esiste più, per cui poi a quel punto o si introduce un blocco, quindi un numero chiuso, oppure semplicemente si chiude il corso di laurea, quindi questo ovviamente dequalifica la nostra offerta formativa, che oggi in rapporto a quello che succede in altri paesi e siamo in una dimensione, come dire, non c'è neanche paragone diciamo di quanto sia scarsa la nostra formativa rispetto a quelli degli altri paesi. Ma ci do un dato, basta pensare al fatto che
che in Francia si spende 1,5 del PIL per l'istruzione, in Italia diciamo l'1 ce lo sogniamo alla grande, quindi diciamo, questo è un dato che ci fa capire la nostra università, abbastanza scoraggiante, certo. Quindi assistiamo non solo alla fuga dei nostri ricercatori che comunque una volta all'estero poi molto molto difficilmente torneranno in Italia, ma vediamo sempre più studenti orientarsi verso atenei all'estero dove non solo è garantita la copertura delle spese di sostentamento, intendo dire che le case degli studenti sono davvero case degli studenti, ma hanno soprattutto una possibilità formativa decisamente superiore a quella che possiamo offrire noi nel nostro paese oggi. Certo, cosa ci certo. vuole per cambiare, Alberto? Cosa ci vuole? Cosa ci vuole per cambiare? Ma potrei continuare a dire in termini sindacali che c'è bisogno di finanziamenti, eccetera, eccetera. Io credo che c'è bisogno di un'altra nuova classe dirigente che si ponga, diciamo, l'obiettivo di cambiare completamente le politiche, che abbia in mente un'altra idea di paese che non può essere minimamente questa, perché con questa non andiamo da nessuna parte. E devo dire che purtroppo sono d'accordo con te. Credo che tu abbia terminato il tempo a tua disposizione, vero Alberto? Sì. Ok, va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera, ricordiamo naturalmente a tutti gli ascoltatori che è possibile consultare il sito www.retedellaconoscenza.it dove troverete tutte le informazioni. coordinamentouniversitario.it. Ecco, ripetilo per favore. www.coordinamentouniversitario.it. Molto bene. Dove troverete tutte le informazioni e gli approfondimenti, soprattutto i ragazzi che si diplomano quest'anno e hanno bisogno comunque di avere delle indicazioni. Che questa è un'altra grave pecca, ritengo, l'assoluta indifferenza del mondo universitario rispetto alle matricole. Il più delle volte li vediamo lì disorientati, che non sanno dove andare, non sanno cosa fare. Non hanno neanche idea di quelli che possono essere i reali progetti formativi. Ecco, consultando questo sito riuscirete a trovare ogni genere di informazione, oltre a reperire sul territorio il referente. Grazie Alberto, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie Alberto, buon lavoro. E andate avanti, ci sentiamo presto, ciao. Rosario. Presente. Allora, io direi è arrivato Massimo. Bonella è arrivato, Massimo Bonella. Nel frattempo, mentre lo tiro dentro, eccetera, manderei un brano. Sì. Ok. Cosa ci propone? Vi propongo un bel brano di un artista italiano che si chiama Mimmo Parisi. Il brano si intitola Il grande cielo. Allora, mandiamo subito il brano di Mimmo Parisi, Grande Cielo, e poi dopo riprendiamo con Massimo e l'altro ospite. Va bene? Perdonami Rosario, vorrei soltanto dare una piccola informazione, una notizia ansa che leggo in questo momento, che mi sembra di tristissima attualità. Dunque, Ebola torna da Africa, non entri a scuola. A Fiumicino, mamme, compagni contro bimba di ritorno da Uganda. La psicosi Ebola miete le prime vittime. È stato così per una bambina di 3 anni che frequenta una scuola materna a Fiumicino, costretta a stare a casa 7 giorni non perché stava male, ma per la psicosi scoppiata tra le mamme dei suoi compagni. È stata in Uganda, se entra non entrano i nostri figli, hanno detto le mamme. E la mamma della piccola, per paura di ritorsioni, l'ha tenuta a casa anche se la figlia stava benissimo. Scusami Rosario se ho rubato qualche minuto. No, hai fatto benissimo. Informazione sempre importante. Doverosa. Perfetto, allora mandiamo il brano di Mimmo Parisi, Il grande cielo, e poi riprendiamo la trasmissione. Benissimo. Thank you.
sono sempre chiuso dentro me, e poi fanculo a me che guardi quelli che vivono così, quelli che poi, quelli che poi, che tanto poi, che tanto poi dai, qui siamo solo di passaggio, che i prati verdi sono in senso. Fanculo, non ci credo più, non credo più. Il grande cielo è tutto un trucco, e una statale col cadre distrutto, con un cartello che porta a nulla. Fanculo a me, che sprono tutti a non mollare mai, io che la corda non lasciasse mai, ho sulle mani tagli qui che bruciano. Eccoci tornati in spazio aperto e finalmente abbiamo con noi Massimo Bonella, direttore della testata pianetaoggitv.net. Ciao Massimo. Sì, buonasera a voi, buonasera a tutti i nostri ascoltatori dalla redazione di Pianeta Oggi TV da Venezia. Dunque, lo sapete, la notizia è in primissimo piano e rimarrà per tutta la settimana. È il barbaro assassino a Pablo Medina, nostro collega, nostro collaboratore di Antimafia 2000. Saranno previste anche altre edizioni straordinarie sulla nostra televisione, Pianeta Oggi TV, in collaborazione stretta con Science Web Network. Noi tutti siamo rimasti colpiti di questa cosa, perché oltre a lui è stata trucidata anche una ragazzina, possiamo dire una ragazzina di appena 18 anni, per l'esattezza 19 anni, che era la sua assistente di redazione. Io vorrei un attimino riportarvi la notizia in attesa del prossimo ospite. Dunque, lo ricordiamo che nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre il giornalista Pablo Medina del quotidiano ABC Color e collaboratore della testata giornalistica Antimafia 2000 è stato barbaramente assassinato per mano della mafia maledetta. Era alla guida della sua auto in compagnia di una giovane donna colpita anch'essa da 4 spari. Si tratta di una dirigente campesina che è stata trasportata all'ospedale, dove poco dopo abbiamo appreso la notizia che non ce l'ha fatta. L'attentato è successo attorno alle ore 3 del pomeriggio. Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000 e nostro amico, ha partecipato a diversi convegni, come ad esempio quello organizzato a Rosario, dove egli parlò come e perché era stato ucciso il fratello Salvador Medina, assassinato, lo ricordiamo, il 5 gennaio del 2001. Medina è ricordato per le sue denunce contro la mafia del narcotraffico tramite mezzi di comunicazione. Dolore e tristezza inondano il nostro cuore di fronte a fatti che vestono a lutto il giornalismo onesto. Cosa potremmo dire ancora?
che Dio accolga nella sua pace questo combattente colpito dal braccio criminale delle mafie, impegnato fino all'ultimo respiro per il benessere di tanti innocenti. Lo ripetiamo, la nostra testata giornalistica Pineta Oggi TV Online, pinetaoggitv.net, assieme ad Antimafia 2000, il Sicomoro, Funima International, Sales of Web Network, sono vicinissime con il pensiero ai familiari, vicinissime con il pensiero su quanto è accaduto, stiamo riflettendo. Per quanto riguarda Pineta Oggi TV, la programmazione è completamente sospesa, daremo solamente degli aggiornamenti sempre relativi a questo gravissimo fatto che ci ha colpiti. La vergogna, e non mi stancherò mai di dire, perché questa è veramente una vergogna, che una notizia così grave di questo giornalista conosciuto, colpito dalla mafia in Paraguay, non è passata nelle testate italiane, di coloro che hanno tutte le frequenze, che si vedono in tutta Italia, i canali nazionali cosiddetti. Questa notizia, il fatto che questa notizia non sia passata nel nostro paese, è stato veramente grave e vergognoso. Le mafie, il narcotraffico, che li conosciamo benissimo in tutto il mondo, vanno sempre prese, messe sotto praticamente i riflettori, perché sono dei criminali assassini che stanno distruggendo il mondo. Quindi i media, i giornalisti, le testate hanno il dovere di metterli alla luce, questi signori che compiono questi barbari assassini a sangue freddo in modo vigliacco. Che Dio li maledica. Linea a Bari per il proseguo di Spazio Aperto. Diciamo pure, Massimo, che noi non siamo vicini solo col pensiero ai familiari aiutami Massimo. Sì, non solamente col pensiero, vuoi dire, ecco, anche concretamente. Ecco, voglio dire che non siamo solo vicini alla famiglia di Pablo e della sua assistente col pensiero, ma con le nostre azioni quotidiane e con le nostre scelte quotidiane. Io voglio aggiungere una cosa: è sì vergognoso il fatto che la notizia non sia passata sui nostri organi di sedicente informazione, ma colgo l'occasione per ringraziare Rosario Moreno. Lo ringrazio perché sappiamo quanto difficile oggi sia fare informazione vera, un'informazione che non sia edulcorata o peggio ancora pilotata o prezzolata. Rosario è, devo dire, un uomo di mente estremamente aperta, visto che ci dà la possibilità di fare trasmissioni di questo genere, che in altre radio, canoniche e non, vengono decisamente cassate, vengono decisamente tagliate, viene resa impossibile una comunicazione che esuli dall'ordinario o che esuli dai percorsi che vengono imposti. L'informazione non deve essere pilotata, l'informazione deve essere libera, ognuno deve utilizzare il proprio discernimento e operare le scelte conseguenti. Quindi io, ripeto, ringrazio Rosario che ci dà la possibilità di andare in onda ogni mercoledì con questa trasmissione che dura solo un'ora e non ha la presunzione certo di dare un'informazione con la I maiuscola o unica. Perlomeno cerchiamo di dare un altro punto di vista che possa spingere ad una riflessione. Al contrario di quello che avviene, questo lo dico da fruitrice dei servizi di informazione, guardando le solite reti Rai, le solite reti Mediaset o le solite radio commerciali che stanno molto attente alle loro pubblicità e quindi, come dire, fanno fatica ad accettare discorsi che vadano al di là dell'ordinario. Quindi grazie Rosario. Sì, Rosario. Grazie a te, Antonella. Grazie Rosario. Grazie anche a voi perché ci mettete la faccia quando fate questo tipo di trasmissione, sono molto importanti, credo. Proprio perché dobbiamo dare l'altra informazione, quella che non danno i grandi media, purtroppo. Certo, è vero, e mi associo anch'io a quello che ha detto Antonella Intranò,
un ringraziamento proprio di cuore a Rosario Moreno. Per fortuna esiste questa nuova emittente a Treviso, Site Web Network, che arriva in tutta Italia e non solo. Questo diciamolo anche noi, non solamente quelli del commerciale, quando mi ricordo anni indietro che prendevano tutte le frequenze. Ecco, adesso arriviamo in Cina Italia, adesso arriviamo nelle isole, e adesso sbarchiamo in Francia, e adesso dall'Italia per l'Europa, dall'Europa per l'Italia. Ecco, questi sono i discorsi. Adesso li siamo noi, benissimo, da Treviso per il mondo, e facciamo giornalismo onesto, questo. Gli altri purtroppo dovrebbero un attimino imparare il mestiere. 19:15, Ugo, ti vedo lì, pronto in postazione, una tua opinione in merito. Siamo in attesa di collegarci con il collega dell'università e quindi avere notizie relative alla legge di stabilità. È una legge che sicuramente pone dei limiti soprattutto agli studenti che hanno volontà di, insomma, di andare avanti. Si parlava prima. Pronto? Della situazione. Pronto? Chi è in linea? Daniele Lampis. Ah, Daniele, buonasera. Ugo Lombardi è qui con Antonella Intranò. Ti salutiamo e benvenuto qui in radio. Salve. Bene. Buonasera. Bene. Buonasera. Prego, prego. Ciao Antonella. Danilo. Ciao, ciao, scusate il ritardo. Infatti non ti nascondo, mi ero allontanata un attimo per chiamarti perché non sapevamo cosa fosse successo. Perché mi hanno fatto una telefonata urgente, quindi ho dovuto rispondere a tutti i costi. Scusatemi. Allora, Danilo Lampis è il coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti. Ci siamo, Danilo? Sì. Ok, allora. Sì, scusami. Sì, sì. Bene, Danilo, che significa da voi una scuola buona, anzi una buona scuola? Che significato ha? Ma per noi una buona scuola non è quella delineata dal governo Renzi. Questa è la premessa per le varie valutazioni che si potrebbero fare rispetto a questo. Una buona scuola innanzitutto è una scuola accessibile a tutti, che dove non ci siano contributi volontari da 150 euro, dove ci sia una didattica alternativa e laboratoriale, dove ci siano delle strutture non fatiscenti come lo sono ora, dove ci sia appunto un pieno protagonismo degli studenti all'interno degli organi collegiali, magari con la regolamentazione di un referendum studentesco come dovrebbe essere delineato dallo statuto dei diritti degli studenti, magari con la redazione del POF in maniera collegiale insieme ai docenti, appunto perché la scuola per noi è innanzitutto un luogo di cittadinanza e democrazia, un luogo anche di pedagogia, appunto, dove si prova innanzitutto a mettere al centro dell'attenzione quello che vogliono dire gli studenti, perché saranno non solo dei cittadini ma anche lavoratori del domani, che dovranno avere delle competenze trasversali e non appiattite su sterili nozioni come vengono impartite oggi giorno dopo giorno all'interno dei luoghi della formazione. La buona scuola di Renzi invece, diversamente da quanto dicevo poc'anzi, è una buona scuola che ora avrà sempre meno fondi per l'ampliamento della offerta formativa, con il decurtamento della legge 440 che tutela appunto l'autonomia scolastica, che la sostanza che la rende possibile. È una buona scuola che quindi deve affidarsi agli investimenti dei privati, con lo school bonus. Abbiamo perso Danilo. Forse c'è un piccolo problema di collegamento. Ce l'abbiamo ancora, Rosario, sì, o è caduta la linea? Ce l'abbiamo ancora in linea. No, è caduto. È caduto il collegamento con Danilo. Cerchiamo di recuperarlo. Massimo, magari nel frattempo abbiamo qualche news al volo da dare ai nostri ascoltatori? Sì, sì, infatti c'è una news importante, diciamo quelle notizie urgenti, anche se comunque questa sera non avrei voluto dare notizie di altro genere perché siamo presi con questo lutto. Dunque, in Canada c'è una breaking news, allerta al Parlamento canadese di Ottawa dopo che nell'edificio sono stati uditi alcuni spari e un soldato di guardia
al vicino monumento al milite ignoto è stato ferito. L'attentatore è stato ucciso, ma con ogni probabilità non era solo, due o tre complici avrebbero sparato, sembra anche dal tetto dell'edificio, riferisce la CBC, l'emittente televisiva internazionale CBC. Scusatemi, ecco. Mi sentite? Sì, sì, adesso ti sentiamo, Danilo. Prego, Antonella. Grazie, Massimo. Stavo dicendo, appunto, è una scuola che si dovrà purtroppo sostenere dipendentemente dalle... Danilo, scusami se ti interrompo, ma ti sentiamo davvero molto dalle risorse dei privati che decideranno di investire su una scuola piuttosto che su un'altra. Mi sentite male? Sì, se tu riuscissi a guadagnare una postazione, ecco, un po' più coperta, sarebbe meglio. Guarda, adesso dovreste sentirmi. Sì, adesso sì. Ok. Ok. No, stavo dicendo, la buona scuola, appunto, prevede appunto l'inserimento dei privati che dovrebbero finanziare le scuole attraverso le detassazioni previste nello school bonus e nella school guarantee, di pari passo appunto si appiattisce alle esigenze delle filiere produttive italiane che richiedono oggi basse competenze, zero salari, flessibilità massima in entrate e in uscita, e questo lo possiamo leggere attraverso l'introduzione, per esempio, dell'apprendistato sperimentale al quarto e quinto anno. Come tutti avrete visto, ci sono state appunto 145 assunzioni dell'Enel sotto questo modello, e quindi con degli studenti che diventano anche dei veri lavoratori con un contratto di apprendistato. Bene, noi crediamo che il tema del rapporto tra scuola e lavoro sia centrale. Non pensiamo che la scuola debba essere disconnessa dal mercato del lavoro, però pensiamo che l'obiettivo sia appunto potenziare l'alternanza scuola-lavoro e non lo strumento come l'apprendistato, perché mentre nell'alternanza scuola-lavoro opportunamente regolamentata, con maggiori tutele e diritti per gli studenti, innestando processi di autovalutazione degli studenti rispetto all'esperienza di alternanza scuola-lavoro, inserendo delle tutele, dei diritti per gli studenti e le studentesse in stage, nell'alternanza scuola-lavoro l'esperienza all'interno di un'azienda fa parte di un complesso piano formativo dove appunto ci sono anche dei meccanismi di valutazione dell'esperienza stessa, mentre l'apprendistato rischia di essere solamente un'esperienza lavorativa che non rispetta dei fini educativi. Però innanzitutto, cioè, il problema è che nella buona scuola si parla dell'alternanza scuola-lavoro senza avere un progetto complessivo della stessa. Il punto è come si investe sulla didattica laboratoriale, sui diritti degli studenti stagisti e investire anche per garantire dei percorsi di alternanza scuola-lavoro che siano realmente formativi. Non si può fare questo se si pensa che la via d'uscita sia appiattire appunto le nostre scuole alle esigenze di imprese che finanziano, perché il punto è questo, e non si può pensare di fare questo aumentando di 100 ore l'alternanza scuola-lavoro senza avere un progetto complessivo, che rischia soltanto di banalmente di aumentare soltanto di 100 ore chi oggi, per esempio, negli istituti alberghieri va a fare un'esperienza di alternanza scuola-lavoro e si riduce a lavare i piatti e le forchette. Quindi questo non è assolutamente il modello. Noi rivendichiamo appunto che ci sia innanzitutto maggior protagonismo degli studenti nei luoghi decisionali e anche nella decisione delle proprie esperienze formative, e secondo luogo che non si adoperi l'apprendistato né per assolvere l'obbligo scolastico né per assolvere appunto il rapporto tra scuola e lavoro. Altro elemento critico, molto critico, è il ruolo
dirigente scolastico che si profila nelle pagine della buona scuola. È un dirigente scolastico che elargisce dei premi ai docenti. Come? Danilo, ecco, siccome sì, la linea è un po' disturbata, puoi ripetere un attimo quello che dicevi? Cos'è che si prefigura preoccupante? Per il dirigente scolastico, il ruolo del dirigente scolastico. Del dirigente scolastico. Sì, perché? Perché il dirigente scolastico oggi assumerebbe il compito di elargire dei premi ai docenti gestendo il 10% del miglioramento dell'offerta formativa di ogni singola scuola, e quindi il dirigente scolastico che gestisce la sua squadra. C'è pure un cambio semantico molto, molto evidente, proprio di linguaggio, rispetto a un dirigente che assume il compito innanzitutto, oltre che elargire i premi, anche di rendere appetibile la propria scuola a fronte dei privati che stanno sul territorio. Il problema è che qua non si guarda al tessuto sociale ed economico del nostro paese. L'esempio più banale sarebbe quello di vedere, di fare per esempio una scuola della periferia di Reggio Calabria, no? Nutrirà un forte interesse da parte di privati al pari di una scuola, di un istituto tecnico del centro di Milano? Io credo di no, ma questo non lo diciamo noi, cioè lo scarso interesse delle imprese nelle scuole di alcuni territori è chiaro. Ma perché? Perché non c'è un tessuto produttivo all'interno dei territori che appunto potrebbe assumere questo. Quindi qual è il punto nodale? Il punto nodale è che piuttosto che delegare alle imprese sia parti della formazione, come avverrebbe con l'apprendistato sperimentale del quarto e quinto anno, sia appunto il finanziamento della scuola, si decidesse di tassare i grandi patrimoni, di redistribuire un po' di ricchezza, di bloccare le grandi opere inutili piuttosto che le spese ingenti come gli F-35, e si indirizzassero sia per l'ampliamento dell'offerta formativa sia per l'edilizia scolastica, che oggi avrebbe bisogno il nostro sistema paese, il nostro sistema formativo, di minimo 13 miliardi di euro sull'edilizia per mettere a norma tutte le scuole, sia per garantire il diritto allo studio a tutte e tutti. Quindi, scusami se ti interrompo, sì, ma vorrei farti una domanda. Tu citavi poc'anzi la legge 440 del 97. Sì. Vuoi spiegarci sinteticamente di cosa si tratta? Perché è una cosa che per le scuole è importante, è molto importante, ma che con la legge di stabilità potrebbe vedere un grave danno. Nella legge di stabilità, nella bozza che abbiamo letto tutti, che non è la bozza definitiva, ma che è quella che è stata inviata alla commissione per essere valutato, insomma, si parla allora non mi ricordo l'articolo, però si parla di 30 milioni di euro decurtati alla legge 440. Ora, dal 99 a oggi, nel 1999, i fondi per la legge 440 erano 345 milioni di euro, erano in lire, però c'è un grafico del Sole 24 Ore che spiega benissimo questo. Sono diventati nel 2014 19 milioni di euro. Ora qualcuno ci deve spiegare che fine ha fatto la legge 440 e i suoi fondi, se effettivamente non ci sono più fondi, perché pare che sia in rosso, pare che sia sotto di 11 milioni il fondo. Ecco, cosa, ma assolutamente, legge 440, sì, adesso vado al dunque. Innanzitutto la legge 440 è quella che sostanzia l'autonomia didattica, sostanzialmente, e l'autonomia finanziare l'autonomia didattica, cioè dalla legge Bassanini del 97 con la strutturazione dell'autonomia scolastica, quindi non sentiamo niente. Formativa. Danilo, mi senti? Lavoro, cor-
corsi di riparazione, corsi di potenziamento. Sì. Danilo, scusami, sì, se ti sento. Ma purtroppo noi sentiamo davvero male. Allora, facciamo una cosa. Ti chiamiamo sul cellulare. Abbiamo ancora 10-15 minuti di trasmissione. Cerchiamo di farla in modo chiaro. Ti chiamiamo sul cellulare, va bene? Danilo? Rosario, credo che a questo punto ci convenga chiamarlo direttamente sul cellulare, perché è proprio difficile seguire il suo discorso. Perfetto. Così. Penso che sia meglio, perché in effetti questi ragazzi sono molto preparati, hanno molta voglia di parlare, hanno le idee molto chiare, ma se la comunicazione è così complicata è difficile. Adesso aspettiamo che Rosario ci dia il commento. Ecco, ci siamo? Sì, Danilo, ci senti? Sì, adesso mi sento, scusate, non anche so perché, ma adesso ci sentiamo. Ok. Vabbè, insomma, questo è quello che garantirebbe la legge 440. Non abbiamo fatto molto, purtroppo. Se riesci a farci una sintesi è meglio. Ok. La legge 440 finanzia l'ampliamento dell'offerta formativa, quindi dai corsi di recupero ai corsi di potenziamento fino ai progetti di alternanza scuola-lavoro, concorre a finanziare tutto. E quindi assieme al MOF e insieme al fondo di istituto è un pilastro dell'offerta didattica delle scuole italiane, no? È chiaro che tagliando la legge 440 e non dando spiegazioni, perché noi non è che non abbiamo chiesto spiegazioni rispetto a questo, si profilano delle scuole dove ci sarà soltanto una didattica frontale, dove non ci sono dei progetti alternativi alla lezione, appunto, di ogni giorno, e quindi anche a una dequalificazione sostanziale dell'offerta formativa, una dequalificazione sostanziale di quello che offre la scuola ogni santo giorno agli studenti, alla scuola pubblica. Quindi è una manovra indiretta anche per dequalificare la funzione sociale della scuola, perché noi, per esempio, noi quando si parla di scuola aperta il pomeriggio, no? Noi siamo i primi a dire che è un'esigenza vera quella dell'apertura delle scuole il pomeriggio. Perché? Perché crediamo che se si tengono aperte le scuole il pomeriggio, bisognerebbe, per esempio, finanziare i fondi del DPR 567, che garantisce, appunto, le attività autogestite degli studenti, come progetti, ma per esempio un'aula autogestita all'interno di ogni singola scuola. Cioè, il punto è che oggi le scuole non riescono a restare aperte il pomeriggio perché non ci sono i soldi per la contrattazione integrativa con gli insegnanti e per garantire, appunto, l'apertura pomeridiana della scuola stessa. Allora, apertura pomeridiana che mirerebbe naturalmente a fornire maggiore formazione e maggior sostegno ai ragazzi, giusto? È certo, ma noi pensiamo che una scuola che si ponga l'obiettivo di abbattere la dispersione scolastica, di essere più includente, no? Di avere un'offerta formativa più ampia, che non si riduca alle ore di lezione mattutine, abbia bisogno di investimenti anche rispetto alla progettualità studentesca, perché gli studenti non sono dei clienti che assumono un servizio come se stessero andando all'ospedale. Cioè, non è la stessa cosa. La scuola per noi deve essere un luogo, una palestra di democrazia. C'è una palestra, appunto, dove appunto tu puoi mettere in campo tutto, tutte le tue potenzialità. Se questo non viene finanziato nel DPR 567, che è minimi storici come finanziamenti, nella legge 440, nel MOF, che è stato decurtato negli ultimi anni per pagare gli scatti stipendiali dei docenti, facendo aprire una guerra tra poveri. Cioè, la tendenza era voler aprire una guerra tra poveri, tra studenti e docenti, che a noi non ci interessa, anzi, cioè, senza reinvestire minimo gli 8 miliardi di tagli che c'erano stati nel 2008 per opera della Gelmini, allora si sta parlando di nulla.
Cioè si sta parlando veramente di niente a partire dall'inesistenza di misure per tutelare il diritto allo studio per tutte e tutti. Mi sentite? Danilo, sì, Danilo, stavo ascoltando. Scusami Danilo, i finanziamenti sì. pubblici, non solo quelli, sono importanti perché una università naturalmente ha anche anch'essa le bollette da pagare e i testi da comprare, i computer anche da acquistare. Ma se fosse vero questo, se fosse vero questo, dovremmo considerare che una università molto ricca e quindi con molti contributi dovrebbe sfornare studenti molto preparati. È questo che fa la differenza? O mi viene da pensare che magari a Reggio Calabria, se riuscissimo ad avere un corpo insegnante molto motivato e preparato, forse anche lì ci sarebbero gli investimenti? Io parlo per le scuole. Prima avete parlato con Alberto Campailla che parlava per l'università, sì, certo. Però da quello che ho capito dalla domanda, cioè se ci fossero più contributi delle famiglie, intendevi? No, io voglio dire che i contributi forse riescono ad aiutare a pagare i computer o le bollette, ma ci vuole anche, senza nulla togliere all'attuale corpo insegnante che è preparatissimo e sicuramente di qualità eccezionale, la preparazione eccezionale, però penso che una scuola possa tirare anche dei contributi se il corpo insegnante riesce a motivarlo. Allora, noi pensiamo che il corpo docente del nostro paese sia molto vecchio, questo lo dicono i dati dell'OCSE di Education at a Glance, sia il corpo, uno dei corpi docenti più vecchi del nostro paese, che sia stato martoriato negli anni dai blocchi dei contratti, da degli stipendi veramente da fame, che non abbia dei corsi, l'opportunità di aggiornarsi. Quindi la, effettivamente oggi, se la didattica è frontale e non mette e non cambia, è anche perché i docenti purtroppo non sono aggiornati. Questo però non è che questo ovviamente non è colpa loro, ma anche lì una mancanza di volontà politica nel costruire veramente, e questo ce lo chiederebbe anche la strategia di Lisbona 2020, una formazione permanente in modo tale e continua sia all'interno dei luoghi di lavoro, sia una volta che si è usciti dai luoghi di lavoro, anche per tutti coloro che purtroppo, perché purtroppo funziona, sta funzionando così il mercato del lavoro, vengono espulsi dal mercato del lavoro, una formazione in grado di garantire a tutti di potersi reinserire all'interno dei cicli produttivi, all'interno dei cicli produttivi, e di poter avere un nuovo ruolo all'interno della società. Al di là di questo, che si potrebbe aprire un ragionamento a parte, noi non pensiamo che le scuole debbano chiedere la beneficenza di privati per essere di contributi di privati per essere buone, di qualità. Cioè la sfida per uno Stato che crede nel valore sociale dell'istruzione sarebbe investire e garantire a tutte e tutti, a tutte le scuole, indipendentemente che siano del sud o del nord, dei livelli essenziali di prestazione che siano buoni e che siano accettabili per tutte e tutti. Il fatto che si debba pensare che tutto dipenda o dalla qualità del docente per ricevere i finanziamenti, o dal luogo in cui è situata la scuola, periferia piuttosto che centro, o dal luogo, o dal fatto che ci siano. Danilo? Sentite? Mi sentite? Ecco, ora sì. O dal fatto, scusate, ma si è interrotto un attimo. O dal fatto che ci siano delle aziende vicine alla scuola che insomma vedono per esempio in un istituto tecnico professionale un motivo di interesse, non pensiamo che questa sia la strada. Cioè in tanti paesi d'Europa, a partire dai paesi scandinavi, la scuola non solo è finanziata, la scuola pubblica è di qualità, è accessibile a tutti, ma c'è un sistema di welfare anche studentesco tendenzialmente universale,
dove a tutti viene garantito un reddito di formazione, un'erogazione monetaria diretta accompagnata da servizi per tutte e tutti, che hanno ovviamente una formula indiretta, ma che effettivamente garantisca a tutti di poter studiare indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di partenza. Questo non avviene nel nostro paese e questo è il più grande dramma sociale. Questa è proprio una questione di civiltà che nessuno ha mai avuto il coraggio di aprire all'interno del nostro paese e che stiamo provando ad aprire noi a partire dal 10 ottobre fino ad arrivare, non sappiamo. Infatti Danilo, noi abbiamo parlato anche poc'anzi con Alberto della manifestazione che c'è stata il 10 ottobre, che è stata una manifestazione parecchio partecipata. Ora però rivolgo a te la stessa domanda che rivolgevo ad Alberto, e cioè qual è il progetto che la piazza propone? Ma mi sa che abbiamo perso Danilo, vero Rosario? Sì, l'abbiamo un attimo perso, no, lo sto recuperando in altra maniera. No, Rosario c'è, Bonella c'è, ci manca soltanto Danilo. Vediamo se risponde al telefono, perché è una qualità di collegamento purtroppo che non è molto buona. Ecco qua, adesso ci risponderà forse al telefono. Risponde la segreteria telefonica di 3 4 0 1 6 5 3. Rosario? Sì, ci sono, sì. Ci sono. Complice il maltempo, perché qui piove, c'è anche tanto. Sì, Danilo, adesso ti sentiamo. Aspetta un attimo, ma sento un... Sì, Danilo, sì? No, c'è un altro numero che Rosario sta chiamando, evidentemente, ma... No, non c'è più un numero. Forse è il suo telefono che squilla. Vedo... Non so cosa sta succedendo. Un secondo. Sì. Senti Danilo, facciamo una cosa, rispondi al tuo cellulare. No, ok, a posto, l'ha chiuso. Ecco. Aspetta un attimo, l'ho chiuso. Mi sentite? Vai. Sì Danilo, ti sentiamo. No, scusate veramente perché... Vabbè, magari... non fa niente, andiamo avanti. Tu ci senti adesso? È difficoltoso, davvero difficoltoso il collegamento stasera. Sarà la pioggia, Rosario? Dipende da come sta parlando, perché presumo che sia collegato con uno smartphone, forse con Skype. O un iPhone, qualcosa del genere. Adesso... carini questi aggeggini tecnologici, però la qualità dei collegamenti ne risente parecchio. Sì. Scusate, intanto vi aggiorno che gli Stati Uniti stanno cercando di capire se in Canada, presso la città di Ottawa, sia in corso un attacco terroristico. Ancora non si sa bene. Sto controllando, ci sono delle notizie che arrivano in continuazione. Appena ho qualcosa di più concreto, vi richiedo la linea. Intanto sono le 19:43. Io adesso provo a ricontattare Danilo, vediamo un attimino. Mm-hmm. Ma Massimo, ricordaci un attimo la notizia d'origine. Dunque, c'è una sparatoria a Ottawa, intanto la notizia è che è morto un soldato, quello che è stato ferito vicino al Parlamento canadese, appunto a Ottawa, lo ha annunciato il ministro del lavoro Kenney. Allerta in tutta la città per varie sparatorie, una al momento del Milite Ignoto, dove un uomo armato ha sparato 4 colpi contro il militare di guardia deceduto, come abbiamo appena detto, l'attentatore è poi entrato in Parlamento ed è stato ucciso, assieme a lui un paio di altri terroristi ai quali la polizia sta dando la caccia, ferite altre 3 persone ricoverate in ospedale, 2 in condizioni stabili.
Per precauzione, questa è un'altra news che ci arriva, ve la leggo così come mi arriva, no, dalle varie fonti. Per precauzione, tutti gli edifici governativi sono stati chiusi assieme alle scuole e l'ambasciata italiana. Questo intanto per il momento. Speriamo che non si tratti, anche se voglio dire, ormai la situazione internazionale è talmente compromessa che effettivamente non è difficile pensare ad un possibile attacco terroristico. Comunque vediamo adesso di ricevere gli aggiornamenti. Ecco Danilo, ci senti? Sì. Ecco. Allora. Sì. Siamo sul telefono adesso. Siamo sul cellulare, sì. Allora Danilo, purtroppo noi non abbiamo più molto tempo per la diretta, però ci terrei a che tu concludessi il discorso che stavi facendo. Sì, anch'io dovrei chiudere velocemente perché stanno chiamando. Però ti stavo dicendo, rispetto appunto alle tutele universali, cioè oggi di fronte a una dispersione scolastica del 17,6%, piuttosto che alla percentuale di NEET che continua ad aumentare, cioè il punto è, in questo momento, garantire a tutti e tutti di poter studiare. Questa è la prima cosa che, sulla quale dovrebbe interrogarsi il governo. Noi continueremo a scendere nelle piazze a partire dal 25 ottobre, dove parteciperemo ai cortei della CCL, piuttosto che al 14 novembre, che è lo sciopero sociale, per rimarcare questo come primo asse di prioritario, non solo per noi studenti, ma per il paese intero, perché è un paese che invece in conoscenza è un paese moderno. Continueremo a scendere in piazza, a riempire il nostro paese di assemblee, sia all'interno delle scuole sia a livello cittadino, per rimarcare questa nostra lettura che non è solo nostra, ma che parla veramente a tutti, appunto per rimarcare questo. Poi insomma, se il governo non vuole ascoltare gli studenti, ce ne faremo una ragione e continueremo a scendere in piazza. Semplicemente questo, però oggi le condizioni economiche e sociali sono diventate sempre più difficili e un governo che si interroga, che si dovrebbe interrogare sulle condizioni dei propri cittadini, non può assumere questo atteggiamento di benefreghismo delle vere priorità del paese, che partono prima Ultima di tutto domanda. Da diritti. Un'ultima sì. domanda, Danilo. La piazza cosa propone concretamente? La piazza, gli assi portanti della piazza del 10 ottobre sono stati istruzione gratuita, reddito di formazione e basta le politiche precarizzanti. Appunto, la discussione su Jobs Act. Queste sono le prime tre priorità, non solo per noi studenti, ma per intere generazioni di giovani che oggi non hanno un futuro nel paese e che l'unica alternativa è andarsene. Noi stiamo provando a costruire l'alternativa alla fuga da questo paese, perché tanti di noi si laureano, si specializzano e non hanno un futuro. Quindi non è più sostenibile questo modello sociale e di sviluppo, e noi vogliamo fare una battaglia che parla a tutti, che provi veramente a parlare a tutti e che non si riduca a una mera battaglia di testimonianza. Niente. Molto bene, d'accordo, grazie okay. Danilo, grazie per grazie essere stato voi, con grazie noi. A voi. Mi dispiace che la linea sia stata così disturbata, speriamo di avere maggiore facilità la prossima volta. Grazie okay. Danilo, grazie, a presto. Arrivederci. Alla prossima. Ciao. Grazie Danilo. Un saluto anche da parte mia, che ha detto delle cose molto importanti, molto interessanti, che meritano di essere approfondite. Tra una notizia e l'altra, con l'altro diciamo orecchio cercavo di ascoltarlo. Cioè, i giovani non devono andare via dall'Italia, abbiamo tutto in Italia. Quindi queste politiche stupide proprio di dire dobbiamo fare girare i giovani per l'Europa, cioè devono essere chiuse queste politiche, tanto per essere molto. Diciamo molto. Che dovrebbe essere una scelta e non un'imposizione. Chi poi sceglie, per realtà si fa giustamente Antonella, si fa il suo giro, fa le sue esperienze che sente di fare, fa i suoi giri turistici, per carità, nulla da dire, ma imporre politiche di questo tipo no, assolutamente. Scusate se il video ogni tanto va via, io non capisco stasera con questi problemi di tempo. Stasera ci sono stati un po' di intoppi.
Rosario, mandiamo anche i politici ad aggiornarsi, li mandiamo in Europa, facciamo corsi di aggiornamento per i politici. Ah sì? No. Molto bene, sono contento. A spese di chi? A spese loro. Spese nostre, come al solito, Rosario. A spese loro, ce l'hanno i soldi. A spese loro? Beh, sì, così. Sarebbe anche arrivato il momento, no? Certo. Voglio dire. Imparino qualcosa, credo che abbiano parecchio lavoro dinanzi a sé, quindi. Certamente. E purtroppo i fatti degli ultimi giorni lo testimoniano. Il guaio è che ad un certo punto della trasmissione Bonella diventa verde leghista. No, Bonella è quando cambia è perché Bonella, scusatemi un attimo qua, mi ero dimenticato. Come al solito, Bonella non è che diventa verde leghista, è la sua webcam che ogni tanto cambia i colori, tipo discoteca, no? Fa un po' di discoteca, secondo me. Diventa una posta leghista, sì. Allora. Tu, per esempio, da parte vostra diventate, come dico io, lampeggiate. Bonella cambia i colori, quindi è una perfetta discoteca, diventa. È fantastico, guarda, questa trasmissione secondo me dovrebbe avere un altro titolo. Sì, non così. Se andiamo comunque avanti così, guarda, è meraviglioso. Mi viene in mente l'angolo di Radio 1 con Fiorello e Baldini, no? Ecco. Ah, fantastico. Sembra quasi... Anche se poi noi trattiamo argomenti, diciamo così, un po' pesanti e tristi a volte, come stasera, e allora poi viene un po' a meno le battute finali. Però sì, a volte c'è un po' di variopinto e insomma è anche giusto a volte sorridere un attimino. Insomma. Anche perché credo che in questo modo si onori davvero la memoria di chi ha perduto la vita sul campo, perché poi alla fine l'uccisione di Pablo... Non voglio dire che fosse preannunciata, però purtroppo è una storia che noi conosciamo molto molto bene, martiri della società ne abbiamo avuti tanti anche noi e ne abbiamo quotidianamente. Adesso abbiamo sotto tiro Don Luigi Ciotti di Libera perché con la sua azione antimafia naturalmente non rientra nelle simpatie dei vari capi mandamento eccetera. Abbiamo Nino Di Matteo e Scarpinato che comunque continuano a ricevere pesanti minacce quotidiane, vivono sotto scorta, e le situazioni purtroppo si stanno inasprendo sempre più, ma questo non deve impedirci di andare avanti naturalmente, di ricordare quotidianamente l'impegno di tutti coloro che stanno combattendo ogni giorno. Ogni giorno loro combattono. Purtroppo Pablo è caduto, ma credo che sia un fatto puramente fisico. Intendo dire che è caduto il suo corpo, purtroppo, ma di certo non è caduto l'impegno che suo noi raccogliamo, diventa ancora di più nostro, più di quanto già non lo sia. E un sorriso credo che sia il modo migliore per salutare la sua mancanza corporea, perché comunque la presenza dell'anima è più forte di prima. Sì, beh, adesso le sue idee camminano nei, come dire, suoi colleghi, ecco, vanno avanti. Le portiamo avanti, Massimo. Le portiamo avanti, anche perché l'impegno che noi abbiamo assunto è un impegno che abbiamo assunto col sorriso, perché sappiamo qual è la finalità. Non credo che chi ha commissionato e poi eseguito l'omicidio di Pablo Medina possa sorridere guardandosi allo specchio, quindi... Ma sai, Antonella, quelli sono, non sono persone, sono cioè delle bestie, no? Quindi non mi meraviglierei anche se... Però a lungo andare credo che non dormiranno più la notte. Avranno qualche difficoltà. Avranno parecchie difficoltà. Ma secondo me non hanno una coscienza quelle persone, quindi... Esatto. Se non si hanno una coscienza se ne fregano degli altri, se ne fregano del valore della vita umana, perché chi uccide, uccide in quel modo lì, su commissione, perché poi in effetti è così, che lo fa per mestiere, non ha una coscienza. Non è un fatto tragico che può accadere, che uno ammazza un figlio, eccetera, un momento di smarrimento, eccetera.
però in quel tipo di omicidio, di assassini, è un omicidio che vengono commissionati, quindi è gente che lo fa di professione, secondo me. E quindi coscienza non ne hanno. E dormono bene la notte lo stesso. Non dormono semmai perché sono ricercati, però quella gente lì trova sempre come... A meno che non vengano venduti. Sì, a meno che non vengano venduti. Ecco, io vi do un'ultima news che riguarda sempre questa brutta situazione che si è venuta a creare, questa triste situazione, questo grande lutto della morte di Pablo Medina, assassinato, lo ricordiamo, dalla mafia in Paraguay, da questa mafia maledetta, e con lui c'era anche questa ragazzina di appena 19 anni. E dunque il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, ha scritto un pensiero su questa riguardo a quello che è successo, e dunque io ve lo riporto, anche perché è stato pubblicato a taglio primissimo all'interno di pianetaoggitv.net. Dunque, la morte di una martire, una giovane martire che ha trovato la morte assieme al nostro amico fratello Pablo Medina, si chiama Antonia Maribel Almada Camorro, di 19 anni, assistente del giornalista ucciso, che è stata raggiunta da 4 proiettili per mano della mafia paraguayana. Secondo i media, la polizia accorsa sul posto non era attrezzata per trasportarla in ospedale, dovendo attendere l'arrivo di un'ambulanza. Al suo quindi arrivo in ospedale, 2 ore dopo dell'attentato, la giovane è deceduta. Onore e gloria a questa martire della giustizia, un giovane esempio cristico di amore verso la vita e quindi verso Dio. Firmato Giorgio Bongiovanni, pensiero riportato in tutte le nostre testate giornalistiche, Antimafia 2000, Pianeta Oggi TV, sicomoro.com, eccetera. Ecco, questo è quanto volevo aggiungere. In finale, ripeto, noi siamo rimasti attoniti di questa cosa che è successa. Presto ci dovrebbe essere un collegamento con il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, che andrà su una edizione straordinaria, la seconda della nostra testata giornalistica, che poi verrà ripetuta da Science Web Network. Non ho altre cose. Che Giorgio dovrebbe essere il nostro ospite il prossimo mercoledì, proprio per commentare questa bruttissima notizia. Certo, hai fatto bene a ricordarlo, benissimo. Ne parleremo anche domani sera alle ore 22 sulla nuova trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel mondo, realizzata dagli studi di Fontana Fredda, di Radio Fontana Fredda. Sono le 19.57, 58 è scattato in questo momento, penso siamo anche in forte ritardo. Io vi restituisco la linea e saluto tutti i gentili ascoltatori. Grazie. Grazie Massimo. Allora, credo che si debba proprio chiudere la trasmissione. Noi naturalmente ringraziamo Alberto, ringraziamo Danilo per essere stati i nostri ospiti, ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito anche questa sera e diamo appuntamento a tutti quanti al prossimo mercoledì, sempre alle 18.30, sempre su Science Web Radio. Un saluto da Antonella Intrenò e da Ugo Lombardi. Ciao Rosario, ciao. Grazie Vanella. Mille, un caro saluto a tutti. Ciao, quanti e vai con la sigla. Ciao, finale e vai.